Se stai cercando un consiglio per scegliere il tuo nuovo smartphone Android a novembre e dicembre 2019, hai trovato il video giusto. Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Nei prossimi minuti ti presenterò quelli che secondo me sono i migliori smartphone in circolazione per ogni fascia di prezzo. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Se non vuoi perdere tempo e stai guardando questo video solamente perché vuoi sapere qual è il miglior smartphone Android che puoi comprare tra novembre e dicembre 2019, eccoti servito. OnePlus 7T è indubbiamente il miglior smartphone del momento. Davvero ragazzi, se mi incontrate per strada e mi chiedete qual è lo smartphone da comprare in questo momento, vi rispondo esattamente OnePlus 7T senza nessun indugio. Ben inteso, questo è uno smartphone che costa quasi 450 € ed è la primissima volta nei quasi 5 anni che questa guida che raccomando uno smartphone così costoso come primissima scelta un po' per tutti. Il motivo è che sono veramente convinto che questa volta a questo punto di prezzo vengano davvero veicolate tante migliorie e i cui benefici sono veramente tangibili per chiunque. Quali sono questi benefici? Beh, iniziamo dallo schermo, che è un magnifico AMOLED da 6,55 pollici alla risoluzione di 1080x2400 pixel, compatibile anche con la specifica HDR10+. Ma la vera superstar del pannello non è la risoluzione, ma piuttosto la frequenza di aggiornamento, il refresh rate. Non si tratta infatti di un comune pannello da 60 Hz, ma OnePlus l'ha portato a 90 Hz. La differenza la si nota immediatamente non appena si muove la schermata, ad esempio con uno scorrimento oppure con un passaggio dall'app all'altra con un'animazione. Il passaggio ai 90 Hz garantisce una fluidità che è davvero di un altro livello rispetto a quella a cui siamo abituati con i pannelli classici da 60 Hz. Anche sotto il cofano c'è della componentistica di primissimo livello. In particolare troviamo lo Snapdragon 855 più e 8 GB di RAM LPDDR4X, che è sostanzialmente, nel momento in cui scrivo, la massima configurazione che possiamo aspettarci di trovare in uno smartphone Android. Non c'è niente di meglio in circolazione, niente di più veloce e di più performante. Lo spazio di archiviazione nel modello che consiglio è di addirittura 128 GB, che francamente ho guardato un pochino come l'occupazione del mio smartphone, sono davvero tantissimi ed è improbabile che qualcuno riesca a riempirli tutti. In caso così fosse, attenzione perché manca il lettore di micro SD, quindi non potremo ampliare lo storage. La fotocamera principale è composta da tre lenti diverse, di cui la principale è a 48 megapixel. Specifiche tecniche a parte, io sto usando questo telefono da qualche tempo ormai e vi posso confermare che escono delle foto veramente ottime, con un livello di dettaglio elevatissimo un po' in tutte le condizioni di luce. Ovvio che se confrontate fianco a fianco con un iPhone oppure con un Galaxy S10, che comunque sono telefoni che costano il doppio, la differenza un pochino si vede, però sfido veramente chiunque a dire che le foto catturate da questo telefono non sono eccezionali. La batteria è da 3800 mAh e supporta la ricarica rapida grazie al caricatore proprietario Warp Charge 30T, in grado di ricaricare la batteria da 0 a 70% in soli 30 minuti. Tra l'altro OnePlus adotta una tecnologia proprietaria che fa sì che tutto il calore venga soprattutto dissipato e assorbito dal caricatore stesso, quindi il telefono rimane comunque sempre fresco anche durante la ricarica. Quindi ad esempio possiamo utilizzarlo collegato alla corrente anche durante le sessioni di gaming parecchio intense. In più, mantenere il calore lontano dalla componentistica interna ne allunga sicuramente la vita sul lungo periodo. La porta per la ricarica e il trasferimento dati è la nuova USB Type-C. Però attenzione, manca il jack da 3,5 mm per collegare le cuffie di vecchio tipo. Dovremmo quindi utilizzare un adattatore. Tutto quello che vi ho appena raccontato è veramente ottimo a livello di hardware, ma il software non è da meno. OnePlus 7T adotta infatti Android 10 con la personalizzazione Oxygen OS. Come sapete, se seguite questo canale e il sito da qualche tempo, io sono allergico a tutte le personalizzazioni e le skin dei produttori e infatti OnePlus non mi delude perché continua a mantenere una personalizzazione leggerissima che si limita ad aggiungere qualche voce di menu e qualche scorciatoia in più qua e là. Ma serve davvero un occhio molto esperto e molto allenato per capire dove sono le differenze rispetto ad un Android stock. Tutte le icone, i file di sistema, il menu delle notifiche, tutto il resto infatti è Android stock al 100%, e questo sicuramente è una cosa apprezzabile.
Anche per quanto riguarda gli aggiornamenti, OnePlus è migliorata tantissimo negli ultimi anni e sembrano arrivare sempre in modo tempestivo e anche per i modelli ormai un pochino più datati. Quindi, acquistando oggi questo OnePlus 7T, che già esce con Android 10, possiamo stare tranquilli che almeno per i prossimi 2 anni dovremo continuare a ricevere le nuove versioni di Android e nel frattempo anche qualche aggiornamento di sicurezza mensile. Ora OnePlus 7T è il best buy del momento, però capisco che non tutti siano disposti a spendere quasi 450 euro per uno smartphone. Fortunatamente c'è una soluzione di backup. Per chi volesse spendere meno, la mia raccomandazione e preferenza va a Xiaomi 9T Pro. Si tratta davvero di un ottimo telefono che costa 100 euro in meno rispetto alla nostra prima scelta, ma che comunque mantiene la maggior parte delle caratteristiche interessanti del OnePlus 7T. Togliamo subito di mezzo il motivo per cui questa non è la mia prima scelta e si tratta del software. In particolare, infatti, non troviamo qui Android nella sua versione pulita, ma Xiaomi applica la skin MIUI, quindi una personalizzazione piuttosto pesante e invasiva che modifica in modo profondo il comportamento di Android. Ad esempio, sparisce il cassetto con le app e tutte le app vengono piazzate direttamente sulla schermata home. Ci sono un sacco di personalizzazioni alle icone di sistema, ci sono alcune applicazioni preinstallate e non removibili e in passato ci sono stati alcuni bug che impedivano la visualizzazione delle notifiche, ma che però oggi sembrano essere risolti. Ora è vero che con un po' di smanettamento molte di queste cose possono essere sistemate, però ci serve un po' di impegno. Ovviamente ragazzi, questa è una mia para e di quelli che come me sono dei sostenitori di Android pulito ci sono tantissime persone però che amano addirittura le personalizzazioni della MIUI o che comunque sono disposte a passarci sopra in virtù del fatto che comunque possono ottenere un ottimo telefono a 335 euro. Ed è effettivamente così, perché questo Xiaomi 9T Pro è eccezionale e si parte proprio dallo schermo Super AMOLED da 6,39 pollici alla risoluzione di 1080x2340 pixel. Si tratta di un pannello classico con refresh rate di 60 Hz, però in compenso il pannello frontale occupa completamente l'area visibile perché la cam è stata rimossa dallo schermo frontale ed è a comparsa, quindi è motorizzata ed esce solamente quando la richiamiamo. Sotto il cofano troviamo lo Snapdragon 855, però in questo caso senza il più. Si tratta del modello di punta precedente e di fatto l'unica differenza tra più e non più è che il limite massimo della frequenza è un pochino più basso, però si tratta comunque di un ottimo processore, quello che fino a pochi mesi fa era il top del mercato e che ha potenza veramente da vendere, quindi non ci sono problemi di performance. 6 GB di memoria RAM a bordo. Per quanto riguarda l'archiviazione troviamo 64 GB di spazio, che sono la metà appunto dei 128 che dicevamo prima, ma che comunque possono essere ampliati grazie alla micro SD. Sono supportate quelle con capacità fino a 256 GB. Anche in questo caso troviamo 3 lenti per quanto riguarda la fotocamera, la principale delle quali è quella da 48 megapixel, che scatta anche in questo caso foto veramente ottime. La batteria da specifiche è compresa fra 4000 e 3900 mAh minimo e si ricarica grazie alla ricarica rapida da 27 watt. Il caricatore fornito in dotazione in realtà non è dotato di questa caratteristica, quindi ricarica la batteria più lentamente, però se lo desideriamo possiamo acquistarne uno di terze parti e accedere alla ricarica veloce USB Type-C per la ricarica e il collegamento al computer, e in più abbiamo a disposizione anche il jack da 3.5 mm per collegare cuffie direttamente e senza bisogno di adattatori. Non mi dilungo ulteriormente perché lato software, come vi dicevo, c'è appunto Android con la personalizzazione della MIUI. Questa è l'unica nota che un pochino stona. Se comunque, come vi dicevo, siete disposti a soprassedere oppure vi piace proprio MIUI, troverete in questo pacchetto un telefono davvero eccezionale che vi consiglio senza nessuna riserva. Bene, Xiaomi Mi 9T Pro, secondo me un'ottima scelta, però so che a moltissime persone non amano il brand Xiaomi oppure non tollerano nel modo più assoluto le personalizzazioni della MIUI che vi si appoggia su Android. A tutti costoro propongo un'ottima alternativa a 318 euro ed è Samsung Galaxy A70. Ora ragazzi, nei circa 5 anni che curo questa guida, di nuovo non ho mai raccomandato un Samsung Galaxy A per il semplice motivo che fino a questa offrivano davvero poco a fronte di un prezzo decisamente alto. Bene, tutto questo è cambiato perché quest'anno, appunto, con Samsung Galaxy A70
Samsung ha realizzato qualcosa di veramente molto interessante e ben prestato in proporzione alle caratteristiche. Partiamo dal display Super AMOLED da 6.7 pollici alla risoluzione di 1080x2400. Ragazzi, come al solito Samsung fa i pannelli un po' per tutti e questo è sicuramente il fiore all'occhiello di questo apparecchio, che nonostante sia a 60 Hz e non a 90 Hz ci garantisce comunque dei colori veramente ottimi e brillanti. Sotto il cofano troviamo uno Snapdragon 675, quindi un modello di fascia sicuramente medio, lontano dai livelli prestazionali dell'855 e 855 più di cui abbiamo parlato poco fa, ma che comunque va più che bene nell'utilizzo quotidiano, anche perché ci sono 6 GB di RAM a bordo. Per quanto riguarda l'archiviazione troviamo 128 GB di spazio che possono essere espansi tramite lo slot micro SD con schedine con capacità fino a 512 GB, quindi non avremo problemi di capacità. Anche qui troviamo i 3 obiettivi, di cui il principale è a 32 megapixel e qui entriamo nel vero tallone ad Achille di questo telefono. Fa scatti che sono veramente ottimi fino a quando siamo in situazioni di buona illuminazione, però mano a mano che la luce disponibile scende, scende anche la qualità della foto. Quindi in linea di massima, per chi non fa un utilizzo eccessivo degli scatti della macchina fotografica, sarà probabilmente contentissimo, però è bene non aspettarci troppo perché si vede che c'è un pochino di dislivello fra questo smartphone come capacità fotografiche e quelli che abbiamo citato in precedenza. La batteria è un mostro da 4500 mAh che fortunatamente si ricarica in modalità rapida tramite la porta USB Type-C, di fianco alla quale troviamo il jack da 3,5 mm per collegare le cuffie senza bisogno di adattatori. A livello software troviamo Android 9, quindi non nell'ultimissima versione 10, alla quale Samsung appiccica sopra la propria skin One UI. Si tratta dell'ultima iterazione, che è sicuramente più leggera e sta andando nel verso giusto rispetto a tutte le porcherie estreme che abbiamo visto in passato, però comunque rimane un pochino invasiva. Sicuramente la si nota più di quanto avrei voluto. Però di fatto, per chi stia cercando un'alternativa al 9T Pro di cui abbiamo parlato poco fa, voglio stare lontano da Xiaomi, questo Samsung A70 secondo me è davvero un'ottima scelta. Per chi desiderasse scendere ancora ulteriormente col prezzo e atterrare attorno ai 250 euro, la mia preferenza va ai modelli immediatamente inferiori rispetto al 9T Pro di Xiaomi e al Samsung Galaxy A70 di cui ho parlato poco fa. In particolare, per quanto riguarda lo Xiaomi, abbiamo il Mi 9 Lite. Per 244 euro ci portiamo a casa uno schermo Super AMOLED da 6,39 pollici, quindi un pochino più piccolo, sempre alla risoluzione di 1080x2340 pixel. In questo caso sotto il cofano abbiamo uno Snapdragon 710 e 6 GB di RAM. Quindi rispetto al modello superiore abbiamo un processore sicuramente di fascia inferiore e uno schermo un pochino più piccolo. Se siete disposti ad accettare questi due compromessi, questo Mi 9 Lite secondo me è un'ottima soluzione per chi abbia a disposizione solo un budget di 250 euro. Per chi non voglia sentire parlare di Xiaomi, c'è appunto, come dicevo, la versione ridotta del Samsung Galaxy A70 ed è Samsung Galaxy A50. In questo caso le differenze sono purtroppo più marcate. Abbiamo lo schermo da 6.4 pollici e un processore sicuramente peggiore perché è l'Exynos 9610, che è inferiore rispetto a quello presente nel Samsung Galaxy A70. Anche la fotocamera scende come definizione e allo stesso modo la capacità della batteria. Ma la cosa che mi fa più storcere il naso è che qui la RAM scende a 4 GB. Ora ragazzi, in realtà alla fine del 2019 4 GB di RAM su uno smartphone Android sono sufficienti, non dico di no, però se siamo abituati a passare da un'app all'altra molto velocemente, oppure mantenere in esecuzione tantissime applicazioni, oppure ancora, come purtroppo faccio io, decine di tab aperte anche sul browser web del telefonino, quando passiamo da un'app all'altra potremo assistere ad un ricaricamento perché non c'è abbastanza RAM. Non è la fine del mondo, però tenetelo a mente. Se siete veramente in bolletta sparata e volete spendere ancora meno, ho un paio di raccomandazioni anche per quanto riguarda i telefoni a 150 euro.
Se volete sapere quali sono, seguite il video che ho pubblicato qui sopra e lo scoprirete. Bene, da zanadinturbola.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace, grazie davvero in anticipo se lo farai, perché per me è sempre estremamente importante. Se invece sei d'accordo con le mie raccomandazioni, ti piacciono i telefoni, non ti piacciono i telefoni che ho citato, fammelo sapere qua sotto nei commenti e ricordati di dirmi sempre perché ti piacciono oppure non ti piacciono, così possiamo scambiarci un po' di idee tutti insieme. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!